lui. Peppe Blues. Andiamo. Peppe Blues è nato alle falde del Vesuvio, a Pomigliano d'Arco, periferia industriale di Napoli, teatro delle lotte operaie degli anni 70. Chi come lui ha frequentato per lunghi periodi la Chicago dei piccoli locali fumosi e dei concerti dal vivo, è convinto che il blues sia in realtà uno stato dell'anima, un modo di affrontare la vita con energia e partecipazione. E quando impugna la sua chitarra, Peppe Blues riesce a trasmetterla tutta questa energia. L'anagrafe è Giuseppe Di Lucca, e sono Peppe Blues. Nato nella provincia industriale, nella zona industriale, la provincia di Napoli, un po' di anni fa. E mi sono innamorato del blues, della musica blues a 11 anni, conosciuta per caso, sentita per radio, ed è stato un amore a prima vista. All'epoca tutti i miei coetanei ascoltavano altre cose, altri tipi di musica, hanno cercato di propinarmi di tutto di più, ma il fascino e l'amore per il blues è sempre stato fortissimo, e il nome Peppe Blues nasce appunto da questo, proprio perché un amico pittore che era un appassionato di prog rock ha cercato in tutti i modi di farmi ascoltare altre cose, mentre invece il mio desiderio, la mia passione per il blues era fortissima e cresceva giorno per giorno. E da allora lui ha deciso che io mi chiamassi Peppe Blues, e Peppe Blues è rimasto. Ricordo esattamente il momento in cui per la prima volta ho ascoltato un blues, ed era un blues di John Lee Hooker, e ho capito che nella mia vita c'era la chitarra e c'era il blues. Da allora ho iniziato questo grande amore, e ho iniziato a cercare di suonare il blues, ho iniziato prima come autodidatta, poi dopo ho iniziato a studiare, e tante bellissime esperienze. Poi nel 1985 è arrivato il momento particolarmente fortunato della mia vita, perché partecipando ai seminari di Umbria Jazz sono stato selezionato per suonare nell'orchestra di Umbria Jazz e aprire il concerto di Stevie Ray Vaughan, e ho vinto la borsa di studio che poi mi ha permesso di volare a Boston a studiare alla Berklee School di Boston. Ovviamente per un ragazzino di 20 anni trovarsi catapultato in una situazione del genere
non so come descriverla, è la realizzazione di un sogno. Sono arrivato negli Stati Uniti, mi sono trovato davanti a una realtà completamente diversa. Ovviamente una realtà dove nessuno ti guardava in faccia, nessuno ti dava spazio. Io ho cercato con la massima umiltà di imparare quante più cose possibili. Sono stato un anno a Boston a studiare alla Berkeley, poi dopo mi sono spostato in varie città, tra cui poi New York. Sono stato quasi un anno a New York, è stata un'esperienza bellissima perché mi ha portato realmente al centro, a sentirmi al centro del mondo, non solo musicale, ma del mondo in generale. Ovviamente una realtà così complessa e così vasta per un ragazzino di 20 anni è stata un'esperienza, come dire, fondamentale. E mi ha portato ovviamente ad avere a che fare con dei grandissimi musicisti. Quello che c'era in quel momento a New York, parliamo dell'87, è stato qualcosa di indescrivibile. È stata indescrivibile l'esperienza di incontrare e conoscere James Brown dopo un suo concerto e così tante altre cose, insomma, tanti altri contatti con dei musicisti che poi hanno fatto la storia della musica. Boston per me è stata un'esperienza bellissima, la Berklee School, ho studiato con degli insegnanti favolosi. Poi è stato fondamentale spostarmi per suonare e quando sono arrivato a New York ho suonato con dei musicisti eccezionali. La mia esperienza e il mio amore verso la musica è cresciuto a dismisura, anche se a New York sono stato solo per un anno. Poi sono rientrato in Italia e ho cercato di portare la mia esperienza anche nella mia terra, nel mio paese. E io credo che in quegli anni, cioè inizio anni 90, ho avuto la fortuna di incrociare diverse volte B.B. King. È un grandissimo musicista, un musicista che per me è stato fondamentale. Poi dopo ho avuto la fortuna di conoscerlo, diciamo come persona, perché poi qualche anno dopo mi sono trasferito poi a Chicago, dove ho lavorato con tantissimi musicisti americani. In Italia sono rimasto pochi anni, ovviamente. Dal 93 ho incominciato a viaggiare tra gli Stati Uniti e l'Italia, rimanendo un po' qui, un po' lì. Mi mancava molto l'esperienza americana, il loro modo di fare, le esperienze bellissime con i musicisti americani. Nel 95 ho avuto una bellissima esperienza con gli indiani d'America. Sono stato in un accampamento loro, quindi in un territorio sacro dove i bianchi non possono entrare. E per me è stata un'esperienza spirituale fondamentale nella mia vita. Nel 97 ho prodotto poi il mio primo disco con la mia band in Italia e siamo partiti per una lunghissima tournée. Abbiamo suonato un po' dappertutto, non solo in Italia ma in Europa. Abbiamo girato tantissimo, in lungo e in largo, ci siamo divertiti tantissimo a suonare in giro. E poi negli anni 2000 sono stato diverse volte negli Stati Uniti e il mio punto di riferimento era diventato Chicago e ho lavorato con tantissimi musicisti a Chicago. Un
Un'altra esperienza importante della mia vita e un sogno realizzato è quello di aver lavorato con Buddy Miles, il batterista di Jimi Hendrix. Io ho sempre avuto questo mito di Jimi Hendrix, che per me non è solo un grande musicista, ma è proprio, come dire, uno spirito guida, non solo nella musica. Quindi la possibilità di poter lavorare con il suo batterista per me è stato, diciamo, un incontro fondamentale che mi ha formato tantissimo. Con Buddy si era realizzata una bellissima intesa, infatti avevamo intenzione di rimettere su la Band of Gypsies, la band di Jimi Hendrix, anche con Billy Cox, che Buddy chiamò telefonicamente una sera che eravamo a suonare a Roma. E poi Buddy purtroppo è partito per un mondo migliore. E io sono ritornato, diciamo, alla mia scena quotidiana, quella che mi ha riportato poi a Napoli per un periodo. Ovviamente Napoli per me è una realtà bellissima dove io amo stare, anche perché per me il blues è inteso come un'energia forte, e a Napoli l'energia forte c'è il Vesuvio, c'è tutto quello che significa intorno, proprio l'energia la si sente. Per un periodo, poi per 5 anni, mi sono trasferito a Londra. Ho cercato di avere altre esperienze con i musicisti inglesi e sono stato molto fortunato nel conoscere tanti, tanti musicisti, tanti bravissimi musicisti, e a suonarci insieme. È stata un'esperienza, musicalmente parlando, è stata un'esperienza molto bella, molto forte, però mi mancava l'energia di Napoli. Mi mancava il calore del Vesuvio, il calore della gente di Napoli. E alla fine io ho scelto di ritornare. Adesso sono di nuovo a Napoli e cercando di fare del mio meglio qui e cercando di dare una mano ai ragazzi che vogliono crescere, vogliono avvalersi di quello che sono stati i miei tanti chilometri e la mia esperienza in giro per il mondo. Sweet home Chicago, come on baby, don't you want to go, come on baby, don't you want to go back to the same old place, sweet home Chicago. Thank you.
Baby, don't you want to go? Come on. Baby, don't you want to go? Better say more place, sweet home Chicago. B.B. King, questo è l'ultimo regalo che lui mi ha fatto, l'ultima volta che sono riuscito ad incontrarlo in un solo concerto. C'ha proprio un'espressione angelica, e questo qua è il plettro. Questo è il plettro che lui ha usato quella sera, lui è Lucilla. E la cosa simpatica è stata quando io gli ho chiesto: ma chi sono i chitarristi che a te piacciono? Lui si è fermato qualche secondo e poi ha detto: guarda, secondo me esistono due tipi di chitarristi. Ci sta il primo che tu vai a sentire, inizia a suonare, spaventoso, tecnica strabiliante, milioni di note, però, e tu stai là, dopo 20 minuti stai cominciando a guardare intorno, dopo 5 minuti hai visto la ragazza più bella che c'è nei paraggi, dopo mezz'ora la stai invitando a bere una cosa insieme, e dopo 40 minuti la stai portando a casa, perché i killer che sono milioni di note, cioè non te ne importa niente di più. Poi c'è un altro tipo di chitarrista che quando inizi a suonare tu non riesci a stare fermo sulla sedia, porti il tempo con il piede, così. Ma a un certo punto dice: vabbè, allora questo è l'ultimo pezzo, abbiamo finito, e tu dici: cazzo, ci è passato un'ora e mezza, due ore. E mi piace un secondo tipo di chitarrista.